Fabrizio Frizzi ha avuto un malore durante l'eredità, come sta ora. L'eredità, annullato l'appuntamento con Fabrizio Frizzi. Brutte notizie per il pubblico di Rai 1, l'eredità, il programma condotto quotidianamente da Fabrizio Frizzi, oggi non andrà in onda. A rivelarlo è il direttore dell'azienda televisiva attraverso i suoi profili social. Il motivo di tale sospensione non è da ritrovare negli ascolti della trasmissione o in particolari problemi tecnici. Il quiz non andrà in onda per i gravi problemi di salute del conduttore. Al momento non si conoscono le attuali condizioni fisiche di Fabrizio Frizzi, ma possiamo rivelarvi che purtroppo non si tratta di una sciocchezza da poco. Il conduttore dell'eredità, oggi pomeriggio, non incontrerà il suo fedele pubblico per la messa in onda del programma. A far compagnia ai telespettatori ci penserà Terence Hill, con una replica della sua fiction di successo, Don Matteo. Purtroppo, non siamo in grado di informarvi quando ritornerà il quiz più popolare della Rai. Ma speriamo vivamente che le condizioni di salute del conduttore possano in fretta migliorare. Il suo programma, ma soprattutto il suo fedele pubblico, lo aspetta a braccia aperte. Fabrizio Frizzi non condurrà l'eredità, cosa è successo? Tutti i più importanti siti di informazione, e anche quelli dedicati al mondo dello spettacolo come il portale web di Davide Maggio, hanno riportato la triste notizia che vede protagonista il conduttore dell'eredità. Fabrizio Frizzi non è in grado, al momento, di poter condurre la trasmissione che da qualche tempo gli ha permesso di ritornare nel cuore del pubblico da casa. Le notizie in merito alla sua malattia e al suo malore sono alquanto scarse. I dettagli diffusi attraverso il nuovo direttore della Rai sono piuttosto scarsi. Non appena la situazione si rivelerà essere più chiara, sarà nostra premura informarvi sulle condizioni di salute di Fabrizio Frizzi. Intanto, come vi abbiamo già accennato, oggi non andrà in onda un nuovo appuntamento con l'eredità. Al suo posto ci sarà Don Matteo, la fiction che da anni fa compagnia a milioni di italiani con le interessanti avventure del prete più famoso del piccolo schermo. Magra consolazione per i telespettatori che sono in ansia per le condizioni di salute del loro conduttore preferito. Aggiornamento, secondo alcuni portali online, le condizioni del conduttore non sarebbero gravi come riportate inizialmente.